Siamo in compagnia di Federica Flumeri, atleta della società Panda, qui alla mia destra, e del presidente della società Luciano Conte alla mia sinistra, grazie. E allora, Federica, sei stata convocata per i giochi più importanti Special Olympics al mondo, in Russia, a gennaio 2022, a Kazan. Ecco, quali sport fai tu, Federica? Ciapole, roto, piscina, ciapole, roto e basket. Anche basket, ok, bene. E però in Russia andrai per fare ciaspole, giusto? Sì. Sei contenta di andare in Russia? Sì. Ma penso che forse siamo più emozionati noi che lei, perché per noi rappresenta innanzitutto il primo mondiale invernale a cui partecipiamo, dove non è che si arriva così perché diciamo si è più veloce, perché si fa un certo percorso. Per partecipare ai mondiali Special Olympics bisogna partecipare a 3 nazionali consecutive e dar prova di avere la giusta autonomia per vivere 10-15 giorni lontano dalla famiglia, che è la cosa più importante per Specer, cioè usa lo sport per darti autonomia, per permetterti di fare un'attività lontana da quello che è la genitorialità, che è sempre, come dire, il genitore ha sempre un occhio sopra le cose che facciamo, e invece qui sei da solo, sei tu con i tuoi amici, con i tuoi tecnici, con i tuoi compagni a fare l'attività. Abbiamo il piacere anche di avere la signora Laura, che è la mamma di Federica, grazie di aver accettato il nostro invito. E allora, che cosa dà lo sport a livello di autonomia, a livello di vita di tutti i giorni a Federica? Federica ha iniziato già a far sport da piccolina, poi insomma io mi sono accorta che facendo sport lei aveva voglia di libertà, di poter uscire insomma dall'ambito della famiglia, e allora io ho accompagnato insomma questo suo desiderio. E sempre iniziato, lei ha iniziato con un'altra società sportiva, prima naturalmente in modo molto insomma blando, e poi invece abbiamo conosciuto l'associazione Panda e lo Special Olympics, e lei ha fatto il salto, perché comunque insomma questo gli ha dato modo anche di, ad esempio lei va da sola agli allenamenti, vedendo che io non riuscivo a accompagnarla, lei ha cercato di rendersi autonoma e io l'ho aiutata. Mi ha aiutato anche molto il Panda, perché comunque abbiamo sempre trovato delle persone che hanno cercato di insomma aiutare Federico in questo percorso. Allora, spesso no, i genitori di chi ha una disabilità vengono accusati, no, di bloccare anche i figli perché per paura. Invece lei è un esempio di come si possa lasciare anche liberi i propri figli nel fare la propria vita, anche fare delle esperienze. Ecco, quanto è importante questo aspetto da parte dei genitori, di non avere paura e di non frenare in qualche modo i propri figli? Secondo me è molto importante, perché serve a loro, serve anche a noi, è un po' come insomma avere la possibilità di avere un figlio, diciamo il classico figlio un po' normale. È difficile, è dura, perché comunque hai paura, ma anche gli altri figli un po' hai paura, però capisci che loro te lo chiedono, e tu capisco anche i genitori che non riescono a farglielo fare, sinceramente, perché non è semplice insomma lasciarli andare. Però io l'ho fatto con i soggiorni estivi, e tanto più ho iniziato con lo sport e poi con i soggiorni estivi. L'ho fatto e sono contenta per Federica. E questa esperienza in Russia invece come la vede, come la vivrà? Ma insomma, non ho paura, no, sinceramente non ho nessuna paura. Mi hanno detto così che ci sarà qualcuno che li accompagnerà, insomma, più che altro nell'autonomia, perché loro hanno queste difficoltà, piccole difficoltà nella quotidianità della vita. Ma per il resto non ho paura che Federica vada da sola, assolutamente, anzi, è una bellissima esperienza. Ecco, come atleta, che tipo di atleta è Federica? Federica è eccezionale, è una ragazza che non si ferma davanti a niente, qualsiasi sport, qualsiasi attività, dagli solo da gareggiare, da partecipare. Ama la montagna come ama l'acqua, che è il primo sport che ha praticato, il nuoto,
la montagna, la neve, noi ce l'abbiamo vicino, per cui si è buttato su questa specialità ed è una delle poche in Italia ai nazionali special che corre i 400 metri di ciaspole. È una ragazza che non si ferma davanti a niente, lo sport è vita, senza sport Federica non esisterebbe. Ecco, è stata tra l'altro scelta per la campagna Adotta un campione, no? Per aiutare a raccogliere i fondi per pagare la trasferta in Russia. Ecco, se potesse invitare chi ci ascolta a donare, che cosa direbbe? Direi Special Olympics è nata in America grazie a Eunice Kennedy, ha gettato un seme che noi dobbiamo far crescere, e per far crescere questo seme abbiamo bisogno delle persone che ci aiutano, per cui chi può in questa occasione deve mettere una manina nel portafoglio e dare la possibilità a questi ragazzi a partecipare a un evento unico nella loro vita. È un evento che gli permette, un'esperienza che gli permette di fare special, ed è importante che ci sia l'aiuto economico, altrimenti tutto questo non sarebbe possibile. Allora, com'è la mamma? Ti aiuta nella tua attività sportiva? Sì. Okay. Ti supporta, ti lascia provare, ti lascia fare le varie attività, no? Non ti dà fastidio neanche? No. Ti incita, no? A provare a fare. Sì. Ringraziamo Laura e di nuovo Federica, e in bocca al lupo.